Da circa 2 mesi gli occhi del mondo sono incollati sulla città di Arran, che è stata colpita da un'epidemia causata da un agente patogeno sconosciuto. Non si sa ancora cosa abbia provocato questa orribile calamità. Il Ministero della Difesa ha eretto un muro per isolare l'area subito dopo lo scoppio dell'epidemia. Il GRE, che si occupa delle operazioni di soccorso, continua a inviare rifornimenti per i sopravvissuti nella città. Nonostante il GRE abbia... Il Ministero della Difesa ritiene necessario agire in modo radicale per evitare il dilagare del virus. Ma il dubbio rimane. Ci sono ancora in città dei superstiti non colpiti dal virus, come sostiene il GRE? E in tal caso, il Ministero porterà comunque avanti il piano di annientare la città per eliminare, una volta per tutte, il virus di Arran? A causa del virus o a causa delle scelte del Ministero, una cosa è certa. La città di Arran ha i giorni contati. Ok, io direi che si è presentato bene. Comunque, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale, sono The Wolf Player e oggi siamo su Daylight. Questo è il primo episodio, non faccio video da 78 anni, però comunque, pardon, sono fatto così, ormai lo sapete. E per arrivare al prossimo episodio non chiedo niente di impossibile, almeno 10 like. Gioca, opzioni, pacchetti, DLC. Ok, andiamo su gioca. Giochiamo la campagna come uno zombie. Ci sono tante altre modalità che magari possiamo portare anche in live. Però questo me lo dite voi nei commenti se volete che faccia una live su questo gioco o no. Ok, creazione della partita. HUD attivato, inizio del briefing. Informazioni sul caso, Kadir Suleiman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan e ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE. Con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso. Il file rubato. Lancio tra 10 secondi. Il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. Siamo giusto un po' in alto. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura. Ah, ci dobbiamo buttare noi in mezzo alle zombie così? Un tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni. Situazione attuale. Suleiman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto, con istruzione di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. Vai. In risposta stiamo mezzo disturbando casino le comunicazioni totale della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Sembra Warzone da qua, però va bene. Let's go. Ok. E l'avevo detto che non era un lancio normale. Rompetegli le gambe e portatelo da Raiz. State indietro, tutti quanti! Fermo, i rumori forti li attirano. Che bastardo! Dai però, manca il tempo di arrivare. Arrivano. Indietro, ritiriamoci! Perfetto. Ma mi fai muovere così? Oddio. Forza, dobbiamo muoverci. Portiamolo via dalla strada. Grazie. Ok, va bene. Oddio. Via. Qua non ci voglio stare già più. Comunque un'accoglienza stupenda. Letteralmente neanche il tempo di alzarmi. Aprite la porta! Scappa! Ah!
bel casino, ora. Cavolo di portale. Torre, quando posso muovermi. Qui Jade, preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un osso sul braccio. Oh merda, Amir è ferito. No, Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri? Non lo so. Ah, perfetto. No, daglielo tu. Hai paura? Non ho affatto paura. Allora daglielo. Ha aperto gli occhi. Cosa? L'ha fatto di nuovo. Ci siamo svegliate. Sono zombie. Zombie, stoppa. Tua madre è uno zombie. Ora non mi scocciare. Ho subito l'inferno in 30 secondi. Vabbè, in teoria sono in un punto tranquillo. Ok. Dormi per 3 giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? Sì. D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Ok. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. Oh madonna, roba che ci chiamano quei codici. Ma che è sta 31. Storia? È il tuo numero. Come hai detto? Salve. Il tuo numero. Sei la 31esima persona che ha contratto l'infezione. Io sono la 18esima. Qui si conta tutto. Una dose di antizimi in meno. Ma che sguardo, tu sei altre dosi. E tu sei... Salve. Crane, cioè il 31. No, va bene. Come va la testa? La testa? Ho capito. Senti, finché il capo non mi dice di aggiungerti, non sei sulla mia lista. Va a parlare con lui, così evitiamo di perdere tempo. E ora, scusami. Ok, va bene, state facendo letteralmente tutto voi. Io l'unica cosa che ho fatto è stato svegliarmi. Oh, eccolo qua. Signore, salve. Sta guardando il caos. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? È un ragazzino. Credo il capo. Che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa. E se cadeva. È casa nostra. Ok. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali e salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo. Se non fosse per lei, ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antisene è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Sì, dammela. Posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok. Dammi la radio, non rompere le palle. Ok, bravo bambino. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antisene destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. È l'unica Guarda, cosa non che ho. Tempo per i tuoi capricci. Ma che cazzo? È l'unica cosa con che ho. I nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, ti sbagli. Non sono uno scansafatica. Io. Ehi, capo. Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Raim. Il boss è Brecken. Ah. Allora non è il capo il ragazzino. Ok, sembrava un po' strano in effetti. Al 13° piano a cercare delle cose per Raim. Al 13°? Cazzo, non sarà una passeggiata. Perché? Da qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Perché non è tipo un palazzo tutto sicuro questo? Cioè, che significava quella frase che hai detto? Dio mio, ma dai, già iniziano le rotture di balle adesso. Almeno un pochino di tranquillità, chiedo. Non... Oh mio Dio. La gente è morta qui. Oh mio Dio. No, qualcosa mi dice che tutto il palazzo non è sicuro. Non so cosa me lo dice. Basta, guarda il passeggino. Eppure in mezzo a rotta la radio. Parla Crane. Sono 3 giorni che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? Avevo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre.
Non posso confermare la sua identità, sto provando a inserirmi. Ok. Non abbiamo molto tempo. Ah, noi siamo contro di loro, mi sa. Non lo so, però. C'è dell'altro, ma sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina. Aiuto! Aiuto! Oh, che è successo? Che cavolo? Che è successo? Sprangona. Vado io? Va bene, vado io, ok, va bene, ok, vado io, sono un eroe, sono troppo forte, mamma mia, non mi avete detto neanche un tasto, ma va bene. Oh, pochino, Gesù, signore. Sono mentre cercavo di allontanarlo. Oddio, l'hai ucciso, non è vero? Sì, l'ho ucciso, maledizio, se non mi viene da dietro. Quello era mio fratello. Oh, cazzo. Volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Sta tranquillo, va tutto bene. Adesso sei scemo. Perché fanno sta roba? Mi trovo al 13° piano. Ascolta, il tuo amico è rimasto gravemente ferito mentre sfuggiva a uno zombie. Merda, 31, sei andato a cercare Mark. Ma com'è la situazione laggiù? Un po' brutta. Ora. Va bene, non ma è tanto tranquillo. Amico, andiamo, dai. Lena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze e un po' di alcol. Usali insieme per fermare l'emorragia. Dai. Perfetto, tieni amico. Ah, brutto. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio. Vediamo un po'. Non potevi arrivare tipo un secondo prima? Garza e alcol, eh? Primitivo, ma dovrebbe funzionare. Primitivo? Scusami se non ho trovato un'ambulanza piena di cose. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Meno male, già gli ho fatto quasi tutto. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Lo so che non devo stare all'aperto quando è buio, ma sicuramente mi farete fare una missione dove devo andarci lo stesso. Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso fare per te? Beh, fammi pensare. Rahim, sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive, davvero? Non ho mai parlato di esplosive. Pianta. La si vede lontano un miglio. Ragazzino pazzo. La mia idea funziona. Ragazzino pazzo esplosivo. Sei immortale? Ma chi sei, mia madre? No, e lo sai, nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me. Sono l'unica famiglia che ti resta, specie ora che Amir non c'è più. Tu sei Jay, giusto? Ok. Discorsi familiari. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Ah. Niente esplosivi. Lo conosco da tipo 5 minuti, però va bene, io ci provo, me l'hai chiesto, ci provo. Signore. Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti, li troverai nella tua stanza. La 194. Ma tu sei vestito di... Ok, vestiti puliti. Vai, mettiamoceli. C'ero andato già prima io però, ok. Questa è una palestra, secondo te? Sei? Non ti vedo. Qui vicino. Ma che mi devi far fare tu? Questo è un pazzo sgravato. Ah sì, mi dimenticavo di dirvi che qui si fa un parkour anche. Non è un gioco normale di zombie. Devo venire là? Sto correndo perché sei troppo forte. Benvenuto alla palestra. Cominciamo dalle basi. Devi imparare a correre. Devo imparare a correre? Che intendi? Infatti... Fa quello che ti dico e basta, chiaro? Ora, salta giù fino in fondo. Che cacchio significa? Sei matto, è un suicidio. Non essere fifone. Dove... Come faccio? Dai, non dici sul serio. Guarda e impara. Oh, voglio vedere come fa. La mia gamba! Sono a muoverti! Vado a cercare aiuto! Ci sei cascato come un merlo! Ma... Sei un bastardo! Non ti piacciono gli scherzi? Come? Ma è troppo alto! Avanti! Porta qui le chiappe! Ma è troppo... Ma è troppo alto! È troppo alto! Merda! Ah! Perché è pieno di immondizia! Ma vedrai che spasso. Non abbiamo ancora finito. Se vuoi sopravvivere all'esterno, devi sfruttare l'ambiente. I mangiacarne non sanno arrampicarsi, quindi più ostacoli ci sono in giro, meglio è per te.
Devo riandare di là? Che è successo? Oddio. Ah, il morso forse. Parla, che sta succedendo? C'è qualcosa. Io provo a venire, poi non lo so. Rahim, cosa mi è successo? Oh merda, ti è venuta la tua prima crisi. Torna subito qui. Ci sto provando. Chiedi a Rahim delle crisi. Ma? Che cavolo. Comunque, cioè, il coso vocale di Google è un po' esaurito. Non so se lo fa solo a me. Oh, ma dimmelo prima. Tu mi fai andare su una gru con le crisi. Sei scemo. Sto trasformando. Probabilmente no, spero. Quelle spero. Crisi sono sintomi dell'infezione. Comunque ti conviene andare dal dottor Zer. Ti visiterà e forse ti darà un po' di antigen. Prima di andare da Zer, passa dal fornitore. Ti darà l'equipaggiamento per andare lì fuori senza che qualche mostro ti stacchi la testa. Smettila di farti il figo, lo potevi dire prima, Gesù. Cioè, tu non ci stai con la testa. Buongiorno. Ma no, quella è acqua. Gelatina. Ah, sei il nuovo esploratore. Rahim mi ha parlato di te. Che voce sì, ha? Io. Mi chiamo Crane. È uscito da Airstone. Non perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia sopravvissuto almeno qualche giorno. E questo è per te. Nella torre si dice che tu sia solo l'ennesimo fannullone che vuole del cibo o un po' di antizim. Il che significa che tutti diffidano di te. Ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando si è isolati. E poiché qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno, la paranoia è all'ordine del giorno. Ok. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiederlo a nessuno. Se però porterai a me o a Spike un po' della roba che arriva con i rifornimenti aerei, vedrai che saranno tutti più socievoli, ti guadagnerai la loro fiducia. Grazie. Vedrai di ricordarmene. C'è dell'altro? Vado di corsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente. A fare qualche favore. Vedrai che apprezzeranno. Vabbè, queste secondarie. Procurarti compagnia per la notte. Stai andando fuori, eh? Ok, novellino, sta attento lì fuori. Abbiamo già perso tutti gli uomini. Ma una pistola, no? Oddio, no, da quello che ho capito è meglio di no. Ok, salve a tutti. Oddio, ciao mondo. Livello. Il dottor Zer è nel rimorchio di un camion in un campetto da gioco recintato. Esci dalla torre, vai a sinistra e dirigiti verso sud. Do Crane, vedi di sbrigarti. Non hai tempo per ammirare il panorama. Oddio, quanti ne so. Ciao ragazzi, vabbè, fin quando camminate così a me va benissimo, Let's go. Salve. Dottore, ehi, c'è nessuno? Camden, ci sei? Mi serve. Ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama antizin. Ritarda i sintomi, si sieda. L'antizin ritarda l'inevitabile. IGR non può fare di meglio. Quindi non c'è una cura. Non esiste una cura. È una variante della rabbia. Per ora non c'è una cura. Ma sto facendo degli esperimenti con l'antizin su dei tessuti infetti. Una cura è possibile. Però devo prendere qualcosa io per uccidermi. Sì, credo di sì. Con l'aiuto del dottor Camden. Dove ho messo quella siringa? Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test avessero avuto successo. Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne. Quindi ogni tanto devo venire qua per ritardare la rabbia. Che effetto li avrebbe mangiati? Così avrei potuto osservare e documentare i risultati. Ma com'è andata? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di antizin. In ogni caso, basta così. Ho molto da fare. Vada. Ok, grazie. Una prova reale. Vai da Spike. Ma? Lo trovi vicino al camion. Sarà buggato. Spike,
Sono Crane. Altra manodopera non specializzata? Beh, zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'antizin finiscono nelle mani degli uomini di Raisse, senza siamo praticamente fottuti. Raisse e i suoi si muovono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. Ma vi hanno morsi a tutti, quasi. I prossimi rifornimenti di antizin arriveranno oggi al tramonto, e Brecken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Brecken no, e il suo team no. non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Non mi far uscire la notte, per favore. Senza queste trappole, Brecken non supererà la notte. E se non torna con l'antizin, per noi è la fine. Prima che tu vada lì fuori, prendi dei petardi, li ho fatti io. Iniziamo con l'auto. Per approntare la trappola, apri il cofano del motore e collega la batteria. Ok. Fatto. Oddio, ma è pieno di cose, oddio. Attenzione, Crane. Dai. E muori, madonna. Dai. Vieni qua, fatti sotto. Corre. Oddio, ha meno vita quello che corre in teoria. E rifugio sbloccato. Ok, quindi qui dentro non entrano più. No, fa poco diventa notte, a me non piace questa storia. No. Ho un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Zer. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura e impossessati delle sue ricerche. No, fai mamma. Il rubato ha sempre la priorità, non è vero? Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Ok, non era buio. Certo. D'accordo. Mica una. Quale? Dai, ma dove stanno quelli? Ma come faccio a... Tutti intorno all'auto, Spike. Hai ancora dei petardi con te, non è così? Lanciane qualcuno nel mucchio. Si distraggono facilmente. Quale tasto? Vai, andate le petardi, andate. Fatto. Madonna quanto sono vicini. Continua così e forse ce la farai. Oddio. Ok. È tre volte più luminoso di un lampione normale. Darà una tre bella volte. Abbronzatura. Vai. Attiviamoli tutti, che più sono attiva meglio è. Ok, che rischio. Vai, tutto acceso, perfetto. Va bene, le luci sono pronte. Allora passiamo alla trappola successiva. Forza, a presto. Eccolo, vai. Accendi tutto. E ora? Maledizione, Spike, tutta l'area è al buio. Che accidenti sta succedendo? No, che significa? Siamo. Ascolta, c'è una centrale elettrica secondaria vicino a te. Vai a dare un'occhiata. Che significa sto tizio? Non ha senso. Oh, zio. Il pennello l'ho trovato, il problema è che come lo uccido quel coso? Vattene che ce l'ho dietro sicuro. Oh cazzo! Meno male che c'era il coso. Pezzo di... Oddio! Sono stupido, mi sto mettendo contro qualcosa più grande di me. Ti prego girati. Sì.
Vai, entra. Ok. Oddio, che brutta situazione. Vai, 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 vai. Vai, 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 apriti. Eccolo, è questo. Fanculo, accenditi. Tu pensa solo a raggiungere un rifugio e trascorri la notte lì. Oddio. Il problema è che è buio, non so se avete visto. Oh, mamma. Ok, sono dentro, sono dentro, sono dentro. Ci sono anche le porte per giocare a calcetto, what the fuck. Ok. Quel coso che è? Oh, avete detto che non si arrampicano, dai. Che accidenti è qui? Ehi, dottore, parla Kyle Crane. Lo sapevo che si arrampicavano. Un stranissimo zombie coperto di vesciche verdi è scappato via non appena mi ha visto. Che mi può dire? Purtroppo non ho abbastanza informazioni, ma se ne vedesse un altro me lo faccia sapere. Ok, si può dormire salto la notte, che bello. Gray, sei sveglio? Sì, sono sveglio. È successo qualcosa di brutto, ti devo parlare. Ma ragazzuoli, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Lasciate un like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mettete la campanellina per non perdervi nessun... Non fare casino, per non perdervi nessun mio fantastico video. E da The Wolf Player è tutto. Ciao a tutti.